Una casa per tutti, tra mutualismo e politica. Sadomo de Totus, associazione attiva da 2 anni in città, continua la sua opera solidale, inaugurando lo sportello per migranti e riproponendo il cloth sharing, due progetti presentati sabato scorso in conferenza stampa e che nelle intenzioni dei volontari diverranno stabili. Accoglienza a tutto campo e sostegno informativo sulla prima iniziativa. Ma anche consulenza legale, aiuto nell'inserimento al lavoro, sostegno emotivo anche, ecco, se vogliamo, quindi tutta una serie di azioni che abbiamo concordato anche in rete con le altre attività, con le altre associazioni che lavorano già nel territorio da tempo, quindi siamo in accordo e siamo in rete con loro. Lo scambio di vestiti, iniziato a metà giugno di quest'anno nella sede di Via Frigaglia nel centro storico, continuerà anche in un altro quartiere critico di Sassari. Non è solo mirato solo a offrire un servizio, ma è mirato a rafforzare il tessuto sociale della città. L'abbiamo fatto partendo dal quartiere di Sant'Apollinare e adesso apriremo un altro punto fisso di raccolta e distribuzione di vestiario a Latte Dolce. L'inaugurazione avverrà domenica prossima, 14 novembre alle 11, in via Bottego 37, sede dell'associazione La Sorgente, con la quale Sadomo ha cominciato una collaborazione.